siamo giunti da poco qui a Maggione e dobbiamo fare un po' di prove. Vari test, varie cose che avremmo dovuto provare a Varano, ma purtroppo la distanza un po' ce lo impedisce. Arrivare a Varano per un giorno era abbastanza impossibile, dai. Siamo qui appunto, dobbiamo provare motore, telaio, assetto e contatto. Speriamo che la pista ce lo consenta, visto che ieri hanno girato le moto e, come ben sapete tutti quanti, gomma della moto e gomma dell'auto non vanno più di tanto d'accordo. Bene, adesso andiamo in pista e vediamo che cosa riusciamo a tirar fuori.
Dunque, siamo appena rientrati dal primo turno. Dunque, abbiamo a disposizione tre turni oggi ed il primo è andato. Sensazione non troppo buona perché niente, la macchina scivola moltissimo e l'anteriore mi va via in una maniera allucinante. Adesso cercheremo di sistemare un po' l'anteriore e il posteriore. La sensazione che il posteriore spinga troppo e probabilmente è tutto legato ad un anteriore troppo rigido. Adesso stiamo facendo delle modifiche e speriamo che si risolva il tutto. Intanto l'unico vantaggio, l'unica cosa buona che è venuta fuori è che il motore sembrerebbe che non dà più problemi. Speriamo bene. Il motore sul dritto non è male. Il motore lo sento girare bene. L'unica cosa, io ti ho detto quello del cambio, perché giustamente mi ha fatto notare di cambiare prima, perché fino a 11.100. No. Perché io ho cambiato prima il motore. Boh. Se tu invece la tiri, allora il rapporto è diverso. Sì, ma questo ogni motore è diverso. Ogni motore è diverso. Ma non di questi diversi pignoli? Non lo so, io so che provando a cambiare 11.100, 11.2, la macchina muore. Ci dai quei 200 giri di più, la macchina riprende subito. Il problema è che 200 giri di più sono parecchi metri. Senti, fosse troppo dura? Forse per la gomma, poca gomma che ci sta, potrebbe essere troppo dura. La molliamo un pochettino davanti. Proviamo a mollare un pochettino, forse più che sull'ammortizzatore, sul rollio. Gli diamo il rollio più morbido e si appoggia un po' meglio. Ok. Soprattutto su questa, su questo lato. Lì ti dicevo, l'inserimento, il primo inserimento che ti manca. Sì. Come tocco il volante la macchina tende a chiudersi di lato. Quindi dovrei chiudere un po' l'anteriore. Forse. Però magari già andando ad ammorbidire. No, è un'altra cosa. Allora. Quindi vai.
La giornata è finita, abbiamo ricaricato e anche oggi siamo riusciti a fare danno. Non si sa che cosa è successo, la macchina non ha né inserito né, non lo so, non ha frenato, è andata totalmente dritta e sono andato a finire nella ghiaia, per fortuna, non nel muro. E niente, dopo vari problemi sembrava che avessimo risolto tutti i problemi che c'erano, invece non siamo riusciti a provare, anche perché al secondo giro dell'ultimo turno è successo quel che è successo. Speriamo bene, vediamo un po' di risistemare la macchina per varano e mi raccomando, rimanete connessi. Stai con l'audio bollente. Dammi peso su quella ruota, fammi vedere la testa. Cazzo, no, toccate il cerchio, vedi? No, la ruota è toccabile. Ti prendo tutto? Ok.